Bentornati in questo nuovissimo video. Se mi avete visto per 4 giorni fila così è perché li ho registrati tutti insieme. Perché come ben sapete, vi faccio anche gli auguri ragazzi, ci sono le vacanze natalizie, quindi me li sono pre-registrati per portarmi avanti. Vi faccio anche voi gli auguri ragazzuoli. Lasciate un bel mi piace per altri video del genere ragazzi. Quindi arriviamo a 200 mi piace per un altro video. Siamo sul mondo delle costruzioni speciali, ma oggi non sono qui con una costruzione, ma sempre con un tutorial. Ragazzi, oggi vi spiegherò come volare con l'elitra all'infinito. Allora, vedete che lì ci sta un villaggetto sulla sinistra? Ora, guardate un po', eh. Ora ci mettiamo in modalità sopravvivenza e proviamo a volare raggiungendolo. Come vedete non ci arriveremo mai, anche se proviamo a fare un po', diciamo, in questa maniera. Sì, magari ci arriviamo, però appunto ci fermeremo un po' prima, diciamo. Ok, così possiamo volare molto tranquillamente, che ci stiamo planando. Vediamo quanti blocchi riusciamo a andare di distanza, ragazzi. Poi vi faccio vedere un metodo per volare all'infinito. Cioè, volendo, io se volessi tornare sopra, non posso. Come vedete, sono atterrato in mezzo al villaggetto proprio. Quindi abbiamo fatto un bel po' di blocchi, no? Però, appunto, non abbiamo fatto niente di che. Oggi vi spiego come volare all'infinito. Quindi tanta roba. Se non ci sono le live in 6 giorni, ragazzi, perché come ben sapete con le vacanze natalizie uno sta in famiglia e quindi niente. Ok, ci mettiamo in creativa. Prendete l'incudine e la piazzate. Prendete l'arco e le frecce. E poi prendete anche una bella cosa che si chiama... Dov'è? Aspettate che la devo cercare anch'io. Pugno 2. Prendete l'arco, gli mettete pugno 2 e lo incantate. Perfetto. Buttate quello che non vi serve, rimettete le cose che è a posto e vi rimettete in modalità sopravvivenza. Logicamente senza la fly è buona. Guardate un po' cosa succede se noi aspettiamo che scompaia il coso. Allora, innanzitutto dovete fare questa cosa qui. Come ben sapete, punch, quando vi colpisce, vi dà, esatto, come avete visto, questa cosa qui. Perfetto, sono un genio. Ok, avete visto, la punch serve appunto per darci il contraccolpo. Quindi torniamo in cima alla nostra torretta e ci lanciamo. Vi faccio vedere una bella cosa. Guardate un pochino ragazzi. Allora, ci mettiamo questo, ci lanciamo con l'elitra. Perfetto, guardate un po'. Guardate un po' cosa succede. Guardate un po'. Ok, non mi sono... è difficile prendersi, raga, sappiatelo. Aspettate che se no... Ok, come vedete stiamo... Ok. Vedete che ci dà lo sprint? Sentite anche l'audio. Vedete che ci sprinta? Quindi ragazzi, grazie a questo metodo voi potrete volare all'infinito. Noi possiamo anche andare così. Mi colpisco e posso tornare in alto senza problemi. Guardate, vedete che mi sto rialzando? Quindi questo è un metodo per volare all'infinito. Logicamente fate attenzione a non colpirvi con troppi frecce perché se no morite. Però logicamente, ora, certo, non sono bellissimo, però posso volare all'infinito, ragazzi. E questa è tanta roba, e questa è tanta roba. Ora proviamo a farlo da un'altezza un po' più bassa. Quindi diciamo che lo facciamo da qui. Vediamo se si può salire in qualche modo. Proviamo a farlo proprio da un'altezza normalissima. Vediamo a startare da questa altezza. Non so se sia fattibile perché comunque è molto basso, però ci proviamo lo stesso. Dovremmo azzeccare subito. Esatto, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, guardate un po'. Cioè, no, è troppo figo, raga. Cioè, potete tranquillamente fare quel cavolo che volete. Addirittura stiamo tornando indietro. Cioè, guardate un po'. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Ora proviamo. Aiuto! Ok, proviamo a risalire sulla torretta. Non guardate troppo in alto perché sennò non vi fa fare niente. Quindi guardate nella direzione in cui siete, un po' più in alto. Ok, proviamo a fare un atterraggio. Dubito di farcela. Esatto. Ok, comunque ragazzi, avete visto che è tutto figo. Si può volare all'infinito grazie a questo bug senza nessun problema. Guardate un po', stiamo semplicemente volando. Non ce l'ho fatta. Che cavolo, non ce la farò. Vabbè, provateci voi ragazzi, così vi allenate anche un po' con l'elitra.
Logicamente fate attenzione, facciamo un atterraggio normalissimo, ci sprintiamo anche. Questo è un metodo anche per prendere sprint, perché vi velocizza tantissimo. Ok ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, il porco spino che avete davanti vi ringrazio anche lui tantissimo per la visione. Vi devo lasciare un bel like, un bel commento ragazzi. Mi avete detto che il glitch dei portali è stato patchato, quindi ragazzi non ci posso fare nulla. Chi l'ha potuto utilizzare l'ha utilizzato, e quindi tanta roba. Io ragazzi vi ringrazio, noi ci vediamo in un prossimo video.